soprattutto per i consigli che ha dato Giorgio Parisi su quello che farà domani mattina. E adesso passiamo invece a un intervento di Fabiola Giannotti, che non è qui con noi, ma ci ha mandato un video dal Giappone, perché si trova in Giappone in questo momento, e così ci vuole fare un saluto e ci manda un video con un messaggio. Escono dall'università, quindi chiaramente l'aggressione c'è, se parliamo di tanto, si è tramandata negli anni, nei decenni e da ancora più. In Italia ci sono anche esempi di ricerca che funzionano molto bene, come l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che partecipa a progetti internazionali di altissimo livello insieme con le università associate, trascinando anche nella, in queste imprese anche l'industria. Quindi questo è un esempio molto virtuoso di come, come la ricerca dovrebbe funzionare. I lati negativi, per me forse il più grosso lato negativo, che è veramente drammatico, è il precariato, il fatto che i nostri giovani non hanno speranze di a lungo termine nel nostro paese, quindi sono costretti a migrare. E devo dire che dal mio punto di osservazione dal CERN vedo università e istituti stranieri, in Francia, in Germania, negli Stati Uniti, in cui tutti i nostri giovani vanno veramente alla base. È un peccato perché quando si perdono delle generazioni di scienziati, ricucire la tradizione, rimettere in piedi una tradizione che ormai da decenni è molto difficile. Vuoi altro? No, ma che sono?